questa relazione in realtà viene tenuta da me e da Matteo Martino, uno specializzando della nostra clinica, ed è uno stile che io penso debba essere anche implementato nel corso del tempo, di collaborare con gli specialisti in formazione della struttura, e sono loro in realtà il vero soggetto, oggetto e soggetto della attività universitaria. Sono loro che devono formarsi all'interno della scuola, e in una scuola che deve essere inserita sia nel mondo accademico sia nel mondo del Servizio Sanitario Nazionale. Nello specifico della psichiatria, il Servizio Sanitario Nazionale deve vedere la realtà ospedaliera, indubbiamente, ma molto la realtà territoriale. I nostri specializzandi devono essere aperti sia come orizzonte mentale, sia come conoscenza, come dato culturale, a tutte le realtà. Quindi andranno poi a lavorare spesso nei servizi, molto più spesso che in ambiti residenziali, ma al di là di questo è la logica di una rete, è la logica di una continuità nel trattamento del, in setting differenti, che deve essere coltivata. Il tutto sempre contornato da un rigore culturale, metodologico, di conoscenza. In termini obiettivi, tutti i paradigmi conoscitivi hanno la loro validità, l'importante è che siano inseriti in un rigore metodologico. Questo è quello che cercheremo di portare avanti in questi anni. Quindi tutte le relazioni che escono dalla clinica e che usciranno dalla clinica vedranno sempre una collaborazione in questi termini, di figure didatte, e che siano dei didatti universitari, dei didatti ospedalieri, didatti territoriali. Questo ha un'importanza molto relativa, sempre in collaborazione con gli specialisti in formazione. Thank you.